Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città, edizione culturale. Vediamo subito che cosa ci riserva la serata e visto che si avvicina l'inaugurazione del Torino Film Festival, cominciamo con un appuntamento cinematografico. Evviva l'Italia, il film di Roberto Rossellini, essere proposto questa sera dal Cinema Massimo alle 22:30, un film che racconta le vicende della Spedizione dei Mille e lo spirito del Risorgimento. Tema italiano anche per il nuovo balletto di Raphael Bianco che si esibisce questa sera alle Limone Fonderie Teatrali alle ore 21. Si intitola Tre colori, trittico di musica italiana, scusate, un'ennesima dimostrazione della straordinaria versatilità coreografica di Raphael Bianco. Finiamo con la letteratura. Lo scurnuso è il titolo dell'ultimo libro di Benedetta Cibrario, edito da Feltrinelli. L'autrice lo presenta questa sera al Circolo dei Lettori a Palazzo Granieri della Roccia alle ore 21. L'evoluzione di Napoli, raccontata attraverso il destino di una statuetta di Creta che passa di mano in mano, decennio dopo decennio, dalla badessa del convento di Sant'Agostino fino al cardinale Belmonte. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, ci vediamo domani pomeriggio, vi auguro una buona serata.